Si parte domani e dal 1 luglio si andrà a pieno regime. Adottate tutte le misure anti-Covid. In Costiera Amalfitana arrivano anche richieste di soggiorno dal circuito italiano, europeo ed extraeuropeo. Dal 1 di luglio le richieste di prenotazioni del nostro albergo Le Agavi di Positano, 5 stelle lusso, stanno aumentando sempre di più, dice il direttore Giovanni Campilongo. In particolar modo dal mercato italiano ed europeo. Per il mercato americano le richieste ci sono per il mese di settembre ed ottobre ed abbiamo già alcune conferme. Si riparte in sicurezza, ha affermato Andrea Reale, anche con i Covid manager che coordineranno le sentinelle della sicurezza delle spiagge, collaborando con le forze dell'ordine. Le sentinelle a minori saranno cittadini che hanno avuto difficoltà lavorative per il Covid. Ben 24 di loro potranno beneficiare di una borsa lavoro di 600 euro. Inoltre sono stati riaperti gli ambulatori di radiologia, cardiologia e angiologia dell'ospedale Costa d'Amalfi. E quindi siamo in presenza di un altro segnale di garanzia della sicurezza. Potenziati anche i servizi come la banda ultralarga. Sul fronte della prevenzione dal contagio, i dipendenti degli alberghi sono stati sottoposti tutti a test serologici e tutti sono risultati negativi. A pieno regime anche i collegamenti via mare. C'è anche la grande novità rappresentata da Costiera Link. Grazie all'iniziativa di Trenitalia sarà possibile acquistare la destinazione Costiera Amalfitana da qualsiasi città italiana, con abbinamento, treno o più nave. Si scende a Salerno, a 200 metri dalla stazione c'è il porto dal quale partono in piena sicurezza Covid le navi per la Costiera Amalfitana. Dal 4 luglio ci saranno ben 13 collegamenti giornalieri con due linee, di cui una con collegamento diretto da Salerno per Amalfi e Positano, senza fermate intermedie, e l'altra con fermate intermedie. Attivi anche i collegamenti marittimi dalla Costiera Amalfitana, per Capri con partenze alle ore 8.45 da Amalfi e alle ore 9.30 da Positano. Una Positano pronta ad ammaliare i suoi ospiti non solo con le sue bellezze inestimabili, naturali, storiche, artistiche, ma anche prendendoli per la gola. Queste sono delle zucchine farcite con un'insalatina di pomodori, zucchine e basilico, piatto della tradizione campana. Abbiamo un'altra bruschettina con la burrata, pomodori secchi ed olive. Noi siamo ripartiti i primi di giugno nella più totale sicurezza. Viviamo in un contesto bellissimo, come Positano, e crediamo nella nostra realtà turistica, perché noi siamo maestri dell'accoglienza. Positano è una delle mete più ambite d'Italia, se non a livello mondiale. E aspettiamo con molto, molto, siamo fiduciosi affinché arrivino i nostri clienti italiani ed europei.